Qui ci vorrebbe. Io mi lasciano qui e mi dicono: cerca di spiegare che cos'è un'attrice. E non è mica facile, sapete? Non è facile perché io prima di partire da Roma stavo male, mi era venuta la febbre, avevo anche un gran mal di testa e avevo pensato di non venire, ve lo giuro, perché sono sempre cose pericolose. Poi adesso lui viene qui e mi dice: di che cos'è un'attrice. Ma come si fa? Io non posso mica dimostrarlo. Non ho un repertorio, una cosa per cui uno può dimostrare facilmente che cos'è non solo recitare, ma che cos'è un'attrice. Se io potessi fare, che ne so, un doppio salto mortale, sarebbe semplice, perché voi vedreste un doppio salto mortale e direste: ah, che bello, al di fuori del comune, no? Oppure se io potessi camminare su un filo, voi vedreste questo filo e direste: ah, bravissima, bravissima, ho un acuto come la Callas. Voi sentireste questo acuto e direste: ah, bravissima! Oppure sulle punte. Mi piacerebbe moltissimo poter camminare sulle punte, cioè no, ballare sulle punte. Anche camminare sarebbe bello, ma voi non è che vedete per la strada uno una cosa eccezionale. Per questo voi vedendo una persona che sta sulle punte direste: oh, che meraviglia, quello è bravissimo. Ma un'attrice come fa? Non so come fa. E poi c'è sempre la mia vita che c'è in mezzo, che si mescola con tutto. È che io vi giuro, avevo la febbre. Non so se voi mi crederete, io adesso ho anche un po' freddo, ma qui si sta abbastanza bene con le lampade, fa caldo, beato colui che ha un posto dove ripararsi. Io sono un'attrice, no, sono un gabbiano. Lui non aveva fiducia in me, non credeva nelle mie fantasie. Allora piano piano ho finito per non crederci più nemmeno io, e allora non sapevo più dove mettere le mani, non sapevo più emettere la voce, non sapevo più far niente ed ero disperata. Ma cosa sto facendo? Sto facendo una confusione tremenda, dispero, scusate, dimenticate tutto quello che ho detto, non so più che cosa faccio. Io sono un'attrice brava. Spero di diventare bravissima e allora voi verrete tutti ad applaudirmi perché io ho bisogno della vostra approvazione. Purtroppo ho bisogno dell'approvazione di tutti voi.